Presidente, questa risoluzione riguarda per l'appunto il registro tumori, che è uno strumento che monitora appunto le neoplasie nel nostro territorio e permette di acquisire dati appunto sullo sviluppo di questa malattia, sulle nuove insorgenze, sugli indicatori esistenti e tutta un'altra serie di dati. È sostanzialmente un osservatorio che ha anche la funzione appunto di indicare alla Regione le politiche di prevenzione e pianificazione anche sanitaria. Nella nostra Regione i registri sono sei: c'è il registro della Romagna, il registro AVEC dell'area vasta Emilia Centrale, che comprende Ferrara e Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Questa risoluzione vuole porre l'accento in particolar modo sul registro AVEC e sul registro tumori di Bologna. Perché? Perché se voi guardate anche sul sito di AIRTUM, che è questa associazione che gestisce tutti i registri tumori di tutta Italia, e vi accorgerete che su Bologna c'è appunto una macchia bianca. Perché? Perché appunto questa provincia non è dotata purtroppo da qualche anno, cioè non l'ha mai avuto sostanzialmente, un registro tumori, ed è una cosa francamente molto grave. Il registro AVEC è nato nel 2012 e nasce sostanzialmente su una convenzione che è stata fatta sulle aziende, tra le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere. Però appunto Bologna in questo caso c'è un buco rispetto a questo registro, e per due ordini di motivi sostanzialmente. Il primo riguarda le convenzioni che non sono ancora state rinnovate, e questo non riguarda solamente Bologna, ma il nodo fondamentale attorno al quale gira tutta la questione è appunto che a livello nazionale non è stata regolamentata il tema della privacy e dell'accesso a questi dati, perché non sono stati emanati i decreti attuativi e siamo fermi da qualche anno. Per cui ci troviamo nell'assurda situazione in cui alcune aziende ospedaliere, in particolar modo quelle di Bologna, si rifiutano di fornire i dati e lo fanno legittimamente anche per non rischiare di proprio. E allo stesso modo gli operatori epidemiologici che devono che chiedono appunto questi dati lavorano al limite dell'illegalità e si accollano il rischio di questo vuoto normativo. Io volevo leggere appunto per renderci conto un po' di qual è la situazione le dichiarazioni del responsabile del registro tumori della provincia di Mantova, che dice: sembriamo dei carbonari, se un cittadino va a curarsi fuori regione l'ospedale non può rilasciare i suoi dati sanitari in via ufficiale, è attraverso una rete sotterranea di scambi informali che riesco a ottenere tutto quello che mi serve per la ricerca. Mi riferisco a scheda di dimissione ospedaliera, cartella clinica, accertamenti diagnostici, consumo di farmaci e cause di morte. Chiamo il collega e devo sperare che per solidarietà mi passi tutti questi documenti. Non sempre va bene, per esempio nelle strutture dell'Emilia Romagna non mi danno niente. Alla fine recupero a malapena la metà dei dati dalle altre regioni. Devo fare il mio lavoro con le mani legate, impiego il doppio delle energie, è una disperazione. Se le regole non cambiano presto saremo costretti a chiudere. Allo stesso modo Stefano Ferretti, direttore del registro di Ferrara e Bologna, dice: ho difficoltà a ottenere le cartelle dei pazienti dello stesso ospedale in cui lavoro. A Bologna, per via della legge sulla privacy, il registro tumori non è mai partito. Io quindi mi trovo con dei buchi e ci devono mettere nella condizione di operare. È quello che riteniamo anche noi e vogliamo farlo attraverso questa risoluzione. Perché? Perché la Regione ha il potere di emanare questi regolamenti senza dover aspettare il Ministero. Ne abbiamo parlato anche a margine di una commissione che è stata fatta recentemente. Ci è stato detto che la Regione già stava lavorando su questa questione, forse anche a seguito di questa risoluzione che è stata depositata addirittura ad agosto. Però riteniamo che non ci sia più tempo, la Regione deve intervenire, deve fare questo regolamento, deve mettere in condizione queste persone di poter operare e dotare Bologna finalmente di un registro tumori. Quindi scuse non ce ne sono più, colmiamo questo vuoto e mettiamo fine a questa criticità, perché come ci è stato risposto anche a un'interrogazione a livello parlamentare, la Regione può legiferare su questa roba, può fare il regolamento e possiamo finalmente coprire tutti i registri tumori e anche Bologna.